Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andralink e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo su Xenoverse, continuiamo il viaggio. Non ho idea di dove andare, quindi cercherò di scoprirlo quest'oggi. A quanto pare devo uscire da quassù. Sì, attenzione però. Devo entrare al cunicolo gravità uscendo dalla parte alta a destra della città. Il cunicolo gravità è un autentico paradiso per i fanatici di fossili come me. Grazie mille per la dritta. Entriamo, cioè entriamo, avventuriamoci. E io dovrei impossessarmi di taglio in realtà, perché come vediamo lì c'è un albero da tagliare, che si debba prendere in questa città se non l'ho preso. Questo è sentiero gravità, quindi abbiamo diversi allenatori e potrei un attimino anche controllare la mappa per vedere dove andare, a dire il vero. Quindi devo per forza entrare nella grotta. Ok, perfetto, perfetto. Giusto un attimo per vedere se è la grotta. Cunicolo gravità, perfetto. Allora un attimino esco, mi affronto gli allenatori. Oh mio Dio. Escal Bold. Ma ragazzi, allora no, mo, allora, io mo non è per dire nulla. Per carità, anche in Pokémon ci sono degli abomini, tipo del Mize che è un'ancora. Ma questo, cioè no. Sono pronto ad affrontare la grotta Cunicolo gravità. Quindi non è proprio una grotta, è un cunicolo. Allora. Non avere paura di parlare con Montanaro Funesto. È un bravo uomo che si prodiga per scortare all'uscita chi si è perduto. Ah, questo qui? No, non può essere lui. È Pierno. È uno scoprirovine, va buone. E abbiamo già qualche incontro selvatico con Geodude. Almeno non è Zubat. Quindi qui dentro incontrerò selvatici, ok. Sicuramente roccia, terra e quant'altro. Ma gli avversari che ci sono? Zubat, ovvio. Attenzione però, qui ragazzi. Non lo so, è un po' ambigua la cosa perché ci sono diverse vie. Allora vado un attimino di qua sperando di non rimanere, ecco, fregato da quella. Scendiamo. Ah, abbiamo questo qua che vende la roba. Bene, bene. È un pescatore. E è un allenatore anche. Voglio sfidare tutti quanti i venditori. E non dovrebbe essere troppo difficile. In fondo dovrebbe avere, sì, sempre due Pokémon. Oltre a Meow Xenoverse. 3 di 11, quindi ci sono 11 mercanti. Ok, caramella rara, buono. Buono. Ora, così, su due piedi mi verrebbe da pensare che la prossima città è una città dove possiamo revitalizzare i fossili che possiamo trovare dentro questo cunicolo. Oppure no, perché nelle prime gen ricordiamo che i fossili li prendiamo a inizio gioco, ma poi li possiamo far resuscitare quasi a endgame. Quindi non è del tutto certo che la prossima città sia il posto dove possiamo revitalizzare i nostri cari amici fossili. Cansiria ad ovest, Acquariopoli ad est. Aspetta. Quindi ho due città da poter esplorare? Se andiamo quassù andiamo in un punto che mi sa che è quello che voglio raggiungere. Quindi penso che andrò sopra, lì dove c'era la scala. Allora, fammi tornare giù che devo sfidare gli allenatori e poi possiamo proseguire. A questo punto qui c'è una scala. Io prendo la scala e vediamo dove mi porta. Ancora più in basso? Ok, qui c'è uno del Team Dimension. Effettivamente sto andando per la strada giusta se incontro un tipo del Team Dimension, perché quello sopra mi dice il mio compagno, sono preso in ostaggio, era due tipacci strani, allora sicuramente è qui. Qui sotto altri due tipi del Team Dimension. Aspetta, questo qui però mi vogliono sfidare a questo punto. Ah sì, mi vogliono sfidare con una lotta. Purtroppo ci ho parlato e quindi devo affrontarli ora. Se non altro un po' di Electro Swing. Ricordate la musica, questa è bella. L'unica cosa che mi tira un po' su di questa caverna maledetta. Sì, ragazzi, sto odiando questa caverna perché ha un encounter rate sballatissimo. Lotta però molto semplice, vinta piuttosto in scioltezza. E possiamo passare a quanto pare. Sì, è bello passare tempo con me. Ah, mi ha ricaricato i Pokémon. Grazie, cara, grazie. Oh, ok. Perché? Quindi. Va bene, meno male, almeno mi ricarica i Pokémon. Vabbè, proseguiamo. No, non pensavo, dico, appaiano Pokémon selvatici, ma a quanto pare mi sbagliavo. Dunque, si sente che sono un po' scazzato oggi? Eh? Più del solito.
Questa è la terza volta che cerco di registrare questo episodio e non so quanto potrà venire lungo, ma poi tanto con i tagli e tutto quanto via. Non sempre posso registrare come mi piace e voglio, perciò cerco di fare del mio meglio. La cosa buona però è che qui si potrebbe farmare anche piuttosto facilmente, dato che lei ci cura i Pokémon. Quindi non sarebbe un'idea tanto malvagia alla fine. Magari per Phantom potrebbe essere un buon terreno di allenamento finché siamo con lei. Io vorrei un attimino anche poi esplorare maggiormente la zona per capire bene quale strada prendere prima. Magari poi sì, si ricongiunge come sempre. Sappiamo che in genere, anche nei fangame Pokémon, vuoi o non vuoi, la strada si ricongiunge sempre. Però meglio evitare. Perciò preferisco prevenire. Ciò che è innegabile è la presenza di molti membri del Team Dimension. Ce ne sono altri due da affrontare, o meglio, non devo per forza affrontarli, però penso che sarebbe meglio farlo, visto che bisogna allenare la squadra. Ah, ecco però, vedi qual è il problema? Sono questi due, che ci sono due fossili poi, probabilmente inediti. Ah, attenzione, parlano loro. Sei stato davvero bravo a scovare quei fossili, ma ora sono di proprietà del Team Dimension. No, una scoperta del genere non può cadere nelle mani di voi criminali. Ragazzi, aiutatemi. Siete in cerca di grani, vi accontento subito. Io non so che voce dare a questi, forse una voce robotica. Oppure devo mettere la mano a conchiglia e parlare così, perché la loro voce esce da una maschera e quindi robotizzarla dopo? Robotizzare, renderla meccanica, non lo so il termine corretto qual è da usare in questo campo, però è andata molto bene, è stata piuttosto facile, quindi alla fine Bunny si è rivelato utile. Siete in gamba, ma non pensate di aver vinto, questo è nulla in confronto ai grandi piani del generale. Tra l'altro c'era un membro del Team Dimension in alto che non ho affrontato, forse era solo lì per bloccare la strada. Perché c'era solo, appunto, bloccava l'unico pezzetto transitabile. Non so come ringraziarvi, ragazzi, mi avete salvato la vita. Quei delinquenti mi hanno obbligato a cercare fossili in questa grotta. All'inizio mi sono lasciato sottomettere, ma quando ho trovato questi due tesori dell'antichità, la scienza ha preso il sopravvento. Non ne avevo mai viste di simili e non potevo lasciarli nelle mani di quei tizi. Per sdebitarmi, vi concederò l'onore di prenderne uno, con voi sarà al sicuro. Questo è un fossile proveniente dallo spazio. Sembrerebbe essere dell'inchiostro solidificato, vuoi prenderlo? No. Questo Pokémon abitava sulla terraferma, ricorda l'impronta di una mano, vuoi prenderlo? No. Mi fa figa l'idea dell'inchiostro solidificato, wow. Fossi il cosmo, dallo spazio, figo. Prendilo pure tu, io non saprei che farmene. Tipo ora tornano gli allenatori normali? Ah. Amo vecchio. Ok. Possiamo pescare, sì, in effetti ci si pescano solo Magikarp con quello. Quindi spero ti piacciono i Magikarp. No, non proprio. A questo punto possiamo uscire dalla grotta Cunicolo e continuare la nostra avventura. Boh, ah! Ecco, quindi usciamo effettivamente. Ma, ah no, non è questa la strada allora. Era tutta circondata dall'acqua. Quindi devo andare nell'altra uscita io. E qui ci dovrò tornare quando avrò Surf, un Pokémon oppure, sì, un ologramma che possa usare Surf. E ci porta al percorso 7 di notte. Non sembra un bel posto nel quale campeggiare, ma attenzione, Cristoforo, le foglie sono squisite. È un cosplay da Weedle? Poco fanatico. Mi ha chiesto se voglio provare delle foglie. No. Perché... Attenzione però, questa qui dice che c'è puzza di zolfo. Quindi... Ah! Che conse... Voi non avete capito? Pepechegno. Sì, ho visto questo Pokémon. Tra le varie fanart di Elite Four. Dicevo, no? Quel tizio di prima... Aspetta, è tipo erba? Ok, no, forse sì. Dicevo, no? Quel tizio stava mangiando le foglie. E questa tizia sente odore di zolfo. Ora, se quel tizio non sentiva l'odore di zolfo perché stava mangiando delle foglie, forse quelle foglie erano foglie
devo dirlo chiaro e tondo, Gramigna, va bene? La Gramigna, quarto take, ho dovuto interrompere un'altra volta. E questo Hippopotas non vuole venire con noi, quindi che si arrangiasse. Va bene, non è un problema, infatti adesso è giorno, vedete? Ma se io ci parlo ancora con questo, no? No, niente, non vuole proprio saperne. Salve, ninja guardia. Bisogna portare il cibo al padrone. Questa sarà sicuramente una quest secondaria. Abbiamo un allenatore che ci vuole sfidare. Ha corpo di fuoco, quindi è un tipo fuoco. Vabbè, lo catturo giusto perché mi piace, dai. Beh, un tipo fuoco ce l'ho, quindi non è che mi servirebbe davvero tanto un altro. Anche se ancora non si evolve Elekid, cioè l'amicizia ce l'abbiamo, abbiamo camminato insieme da inizio gioco, quindi un po' si rafforza, anche non lo faccio mai lottare. Però lotta lui. Quindi dici, non è che non lo usi mai, no? Cavolo. Erba fuoco, molto interessante come doppio tipo. È ricoperto da una sostanza oleosa, piccante. Si mimetizza in mezzo alle bacche aspettando di essere addentato, poi se la ride di gusto. È un Pokémon che gode nell'essere morso. Mi pare che ci sia l'evoluzione appunto che si chiama Scoville, ma... boh, non ricordo con precisione. Ad ogni modo, Shuckbird davanti che... E la squadra sta proprio... adesso è omogenea. Proprio con i livelli, con tutto. Allora, io andrei di qua... Acquariopoli. Oh... wow, ragazzi, che mi è venuto in mente ora. Dobbiamo portare cibo al padrone e ci sono mucchi di bacche e appunto anche bacche qui sparpagliati per terra. Potrebbe essere che appunto loro hanno... ma sono ipnotizzati. Ok, ma quindi io come faccio io se voglio curarmi? No, non posso curarmi? Eccolo, c'è il centro Porygon, ti pareva? Ah, qui non c'ero andato ancora. Ah, ecco, nemmeno ho perso appunto un pezzo di strada, dico, boh. Forza signora, si svegli, la prego. Ma questo non sembra ipnotizzato. Niente da fare. Per favore, appunto, devo assolutamente correre a cercare aiuto. Salve. Sono l'uomo che fa per lei. Non ti ho mai visto da queste parti, chi sei? Che meraviglia! Non siete vittima del sortileggio! Ti prego di aiutarmi, allenatore! Che sia Yamask, perché hanno sulla testa il simbolo che ricorda appunto la faccia di uno Yamask. O comunque sia... sì, quel Pokémon lì, le sue evoluzioni, eccetera, eccetera. Deve essere successo qualcosa mentre ero fuori città per svolgere una mansione. Tutta l'oasi di Acquariopoli è rimasta come stregata da un Pokémon. Come se non bastasse, la capo palestra è bloccata nella sua palestra proprio a causa di quel maledetto! Ti prego, solo tu puoi aiutare la città a liberarsi da questa piaga. Grazie di cuore, non perdiamo altro tempo. Ci deve essere un modo per risolvere questa tragedia. Sì, devo seguirti forse. Però vabbè. Tanto cerco qua un po' in giro. Vabbè, non si può fare altro che andare avanti. Mamma mia, e chi è sto Pokémon che volta manda sta roba? Link, quei due soldati stanno facendo la guardia al fautore di tutto questo putiferio. Ho già provato ad affrontarli, ma sono troppo forti. Deve essere quel Pokémon ad amplificarne i poteri. Gengar! Ah, quindi già Gengar incontriamo? Ha usato i suoi poteri psichici per costringere i cittadini a consegnare tutte le scorte alimentari dell'oasi. Dobbiamo agire in fretta. Forza! Oh, finalmente qualcuno con dell'altro cibo. Che occhi! Le bacche di questo mondo sono davvero squisite, ne mangerei all'infinito, Gengar! Ehi, voi due, date il cibo ai miei schiavi e correte subito a prenderne dell'altro, è un ordine! Ma voi due non siete ipnotizzati dal mio potere! Come diavolo è possibile? Perché stai facendo questo all'Acquariopoli? Cosa abbiamo fatto per meritarcelo? Non oserai rivolgerti a me con quel tono, sporco umano! Quale tono? Sono stato piuttosto tranquillo! Sei fortunato ad avere un sovrano benevolo come il sottoscritto. Se queste sono le tue ultime preghiere, prima di ipnotizzarti, porrò fine ai tuoi interrogativi. Per giungere fin qui, le mie regali membra hanno fatto uno sforzo non indifferente. E ora ho una gran fame. Che poi Gengar non ha un corpo fisico ma gassoso, quindi. Inizialmente tenevo d'occhio la città nell'ombra e studiandovi ho imparato il vostro linguaggio. Cavolo. Guardie, portateli da me, alla svelta!
Bisogna portare cibo a padrone. Non siamo cibo. Lo dico giusto a titolo informativo, solo per Abramo e Mefele. Mefele? Non è che ora per caso. No, non si svegliano dal sortileggio. Vabbè. Ok, non c'è problema. Stupidi netti, mi tocca fare tutto da solo. Ma no, ora che devo ricaricare i Pokémon. Va bene. Capito. Non avrò pietà di voi, guastafeste! Se non sbaglio, Gengar, ho letto che non si può catturare. No, non si può catturare, infatti. Allora, sarà Spettro? Oh, male che va. Non è Spettro. Non è Spettro. Buono. Palmo forza, ci provo? Tipo Drago! Bene. Bene, allora, molto. Privazione nel caso abbia un oggetto. Ah, è super efficace privazione tipo buio? Allora è tipo psico. Psicodrago, bellissimo. Latios e Latias, bello. Molto, molto bene. Dato che sono più veloce e mi piace vivere pericolosamente, ti mando Tianlong, che Tianlong è tipo drago. È forte. Un bel drago spiro ti polverizza. Bene, non è male, non è. Oh, ipnosi, no. Però viviamo pericolosamente. Ok, non tanto, non tanto. Aia. Aia. Uiii, calmati, calmati. Buono devi stare, Gengar. Brutto colpo, ottimale, ottimale. Ipnosi. Non ho ricarica tot. Però, posso revitalizzare qualcun altro. Se ho revitalizzante, benissimo. Benissimo. Non Bunny, ma Shackbird. Può anche essere che ora fa un'altra volta ipnosi. No, sbigottacco ha fatto. Oh, ragazzi, allora lo polverizzo proprio. Proprio ricarico al massimo Shackbird. Bello di papà. Ottimo. Ragazzi, questo qui sta facendo stupidaggini uno dopo l'altra. Però ora mi sa che mi attacca. No, ancora ipnosi. Allora, sono 3 turni che dormo, dovrei svegliarmi. No, non mi sveglio ancora. 4 turni? Aia. Peccato, peccato davvero. Mandiamo Shackbird, che dovrei finirlo con Shackbird. Oddio, il tipo elettro contro il tipo drago non è proprio granché, però andiamo un po' di aerassalto. Un PS, a sto punto scintilla tanto per gradire. Ed infatti non è molto efficace. Però è paralizzato. Fa ancora ipnosi. Ma è fissato! Sbigo attacco. Ah, certo però, Cioè, quindi sbigo attacco agisce proprio anche solo se preparo l'attacco, senza neanche sapere se poi lo completerà. Allora, con lui dovrei essere in grado di finirlo. Con vento gelato, tra l'altro. O anche con l'Eomorso, che è super efficace, però sarebbe super efficace sul tipo psico. Mentre su Gengar vento gelato è super efficace e basta, mentre Scoriomorso avrebbe fatto un danno normale. Comunque, Masaqual 26, buono così. Abbassa la cresta, tiranno. Com'è possibile? Ragazzino, hai vinto la battaglia, ma la guerra è ancora da vedere. Ci rivedremo molto presto e avrò la mia vendetta! Questa montagna di bacche verrà con me, ovviamente. Adie! Beh sì, gli ha fatto la voce un po' più alta perché, beh, era impazzito. Ehi, ma cos'è successo? Gioele, sei tu? Cos'è successo e chi è questo straniero? È solo grazie al suo aiuto se Acqueropoli ora è libera dalla più grande minaccia che abbia mai visto. C'è uno strano figuro là sotto, mi intriga molto. Un Pokémon misterioso ha sotto i suoi poteri psichici per stregare tutti voi. Ma
Vi costringevo a portargli sempre più cibo, ma grazie a Link tutto si è risolto per il meglio. Salve! Salve, signorina! Lei ha Empoleon! Cioè, guarda che... Tiara? Quella è una tiara, sì. Oh, mio Joele, vedo che abbiamo visite. Mio Joele! Sono intimi. Non è che una regina si rivolge al suo popolo in quella maniera. Oh, mio Joele. Io sono Verbena. Verbena Tim? La sovrana di Acqueropoli. E tu, ragazzo, chi sei? Sono uno che ti vuole prendere la medaglia. Vostra maestà, state bene allora. Ero così preoccupato per voi. Ti ringrazio del pensiero, Joele. Allora, chi è questo giovane? Lui è Link, mia signora. È merito suo se la città è sana e salva. Link, eh? Quel Gengar mi aveva bloccato ogni via di fuga dalla palestra con un enorme cumulo di frutta. Per fortuna c'eri tu pronto a intervenire. Link, ora i tuoi compagni meritano un po' di sano riposo al centro Pokémon. Più tardi proseguiremo il discorso con calma a nord del varco di Acqueropoli. Miei soldati, ora potete tornare a svolgere le mansioni. Aiutate i cittadini a riprendersi dallo shock. E mi regala Joele un revitalizzante max per l'aiuto. Bravissimo Joele, tu sei un ragazzo caro e bravo. Ora per favore... Vorrei concludere il video, ma questo figuro... Gian, una rete pesca grossa per tirare su questi birighiri in un sol colpo. Ok? Quindi per affrontare la capopalestra credo di dover andare a nord. Ad ogni modo, va bene, proseguirò nel prossimo episodio. Ragazzi, episodio piuttosto interessante. Davvero mi è piaciuto affrontare quel Gengar X... Anche se poi purtroppo non si poteva catturare. Per fortuna che ho cercato, perché mi ricordavo di aver letto qualcosa di gente che si lamentava del fatto che avesse sprecato. Di aver sprecato ball su ball per Gengar X che poi non si poteva catturare. Per questo video è tutto, ragazzi, e come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!